cattiveria spaventosa. E mi viene da ridere, non so perché. Cioè, io dico delle cose tremende, dico, la Madonna. Cioè, mi fa ridere, ho detto, vabbè, dove hai trovato queste parole così cattive? Capito? È il mondo del web che è diventato talmente ridicolo che mi fa molto ridere. Mi fa poi ridere la cosa più elementare, la caduta, mi fa ridere la spocchia di un certo tipo di intelligenza, no? Io mi ricordo che 15 anni fa mi hanno fatto l'intellettuale di sinistra, che chiedeva sempre scusa. 15 anni fa. E a me è una cosa che mi fa molto ridere la morfologia, il comportamento dell'intellettuale che si presenta, che è quello che sa, che teorizza ogni cosa, tipo scoreggi e teorizza. Però teorizza partendo da Ovidio, da questo è straordinario. Ecco, quella è una cosa che mi fa molto ridere. Cioè il sapere che diventa quasi un, capito, che viene elevato quasi morfologicamente a una postura. E questa è una cosa che mi fa molto ridere, perché col tempo ho conosciuto io, intellettuale bene, però io ho conosciuto quelli vivi, quelli io ho avuto l'onore di conoscere Pontigia. Quelli proprio veri, e devo dire che sono di un'umiltà, ma proprio di una semplicità, e sono curiosi, chiedono scusa, capito? Ecco, io trovo, dico che ne incontro tantissimi, ti presento il più grande esperto di Truffaut. L'avevi conosciuto? No, questi cazzi. Cosa sai di Truffaut? Cose scritte da altri, no, ma adesso è un esempio stupido. Però e questa è una cosa che mi fa molto ridere. Invece cosa ti fa arrabbiare? Perché nei tuoi film ti vediamo spesso arrabbiato, sì. E ci fai anche paura. Allora immaginare te nella vita normale, per una situazione, un personaggio, però cioè, cosa ti fa indignare? Beh, mi fa indignare un certo tipo di ignoranza, un certo tipo di egoismo, di furbizia, di illegalità. Quello mi fa molto di egoismo proprio, no? Dalle piccole cose che vedi quotidianamente, da quello che parcheggio in quarta fila, quello che si comporta furbescamente con l'altro, quello da, sono tante le cose. È fondamentalmente un certo tipo di stupidità, certo, non è, però è, questo mi fa arrabbiare, mi fa molto arrabbiare considerazione, per esempio, che c'è per. Cioè, per l'immagine, no? Io mi fanno arrabbiare i modaioli, mi fanno arrabbiare, cioè mi fanno arrabbiare in realtà stupidità, abbastanza, sì. Ecco, per quando scrivi, che cosa cosa deve accadere? Non tanto per l'ispirazione, ma perché quello su cui lavori ti convinca, perché insomma, ti conosciamo come una persona molto attenta, molto pignola, ecco, allora quando un testo per arrivare a diventare uno spettacolo, un film. Che cosa ci vuole tempo, ci vuole prima parte da, come ho detto prima, dal grande desiderio, dal grandissimo desiderio. E poi pian piano, non è un lavoro che dura mai pochi giorni, è un lavoro che ti devi trovare il tempo rinunciando a delle cose, ti devi trovare il tempo per sviluppare. Poi piano piano vai, poi ti rendi conto ritornando indietro che alcune cose non vanno. È così, è un percorso elementare. Come deve essere, poi tu leggi, sei anche lettore, spettatore di quello che fai, è una questione proprio anche di gusti, no? È un po' come quando noi andiamo a vedere una mostra, allora se quel museo ha un buon ufficio stampa riescono a prenderti in giro. Dipende da te, da quello che pensi, cioè dipende da quello che. Io mi ricordo mi è capitato di vedere delle mostre di pittori importanti, poi vado a vederle, c'è un olio e 864 preparazioni a quell'olio. E te lo avevano presentato come l'evento, non bisogna mai farsi, come anche degli stili, delle cose, dico l'esempio della pittura perché vedo che molti si fanno un po' troppo condizionare. Allora a un certo punto vedi un Basquiat o un altro, vedi questo, vedi quell'altro e perché magari Bastian ha avuto più copertine, è morto d'overdose, che ne so, è più bravo di un altro, c'è un po' tutto quello, non bisogna mai farsi condizionare, se ti piace, se ti dà un'emozione, se non mi piace neanche tanto scoprire da dove viene questa cosa. Io